Bentrovati nell'angolo dello sport. Sinceramente devo confessare agli amici sportivi e tifosi che ho fatto un sogno di cui vi parlo perché ci entra il Pescara. Il sogno era questo, 20 partite fino alla fine del campionato, 60 punti a disposizione. Nel sogno ho visto tutto l'andare del campionato e quindi il Pescara che regalava 27 punti alle 9 squadre più importanti del campionato e 33 punti restavano al Pescara. 33 più 9 che ne abbiamo farebbero 42, quindi salvezza assicurata. Questo è il sogno. Il sogno potrebbe diventare realtà se il ragionier Sebastiani facesse un grosso mercato invernale. Siccome si è capito in questi anni che il mercato estivo è sempre una specie di bufalata, per molte squadre, perché che fanno? Acquistano, fanno, dicono, stanno a guardare soprattutto le plusvalenze, poi a gennaio puntano gli accenti sulle situazioni più chiare. Per cui si rendono conto di quali sono i ruoli da ricoprire e fanno il mercato vero, quello che dovrebbe essere di riparazione, perché nello stesso tempo invece è il mercato vero di rafforzamento. Allora, se il ragionier Sebastiani venisse meno alla sua voglia di fare solo cassa, ma investisse seriamente, realmente, per soddisfare e per rispettare anche i desiderata dei tifosi, allora con un mercato serio il Pescara potrebbe davvero salvarsi. Il mercato serio, già visto l'acquisto di Stendardo, vi ricordo, Guglielmo Stendardo, perché c'è anche il fratello di Stendardo che ha giocato. E Guglielmo ha giocato inizialmente col Napoli, ma poi ha avuto esperienze con la Sampdoria, con la Juventus, insomma, per arrivare fino all'ultimo all'Atalanta che ce l'ha dato. Ha avuto anche 21 presenze in nazionale, insomma è un giocatore di grosso spessore. Se Stendardo sta bene fisicamente, potrebbe dare davvero una mano al Pescara. È vero che se ne va Aquilani che ha rescisso il contratto, è vero che forse andrà via Manai, però se, ribadisco il concetto, perché qui tutto nelle mani di questo benedetto ragioniere, se lui riesce a non tradire le attese dei tifosi, ma a fare un bel mercato, il Pescara si può salvare. Anche se c'è un altro nemico da sconfiggere, che è il calendario, che ci prevede così in rapida successione Fiorentina, Napoli, Sassuolo, Inter, Lazio e Torino. Viva Dio, sono squadre che fanno tremare i polsi. Però ho detto che 9 squadre possiamo già considerarle vincenti nei confronti del Pescara, ma le altre devono pagare dazio e se succede il Pescara si salva. Intanto il 9 di gennaio il collegio di garanzia del CONI deciderà sul ricorso del Sassuolo. Ho parlato con degli avvocati specialisti del settore, mi hanno detto che è assurdo che il collegio di garanzia possa cambiare le carte in tavola, quindi il Pescara ha vinto non, a tavolino, l'errore c'è stato, quindi che se la prendessero con il loro staff impiegaticcio e basta. Bene, è tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento particolare all'amico e il regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Yeah.